Questa è senza alcun tipo di farina, eppure è sofficissima. Prendo 4 banane ben mature, mi raccomando, e le sbuccio. Poi spezzetto le banane nella ciotola. Ora con il frullatore a immersione frullo bene tutte le banane. Ok, ci siamo. Mettiamo un attimo il frullatore da parte perché ci servirà anche dopo. E ora aggiungo 4 uova. E ora frulliamo nuovamente. A questo punto aggiungo anche 50 grammi di cacao amaro. Diana, ma ancora non ti ho chiesto, che cos'è che stiamo preparando oggi? Oggi prepariamo una torta golosissima, senza farina. Mescoliamo bene. Scusa, ma come fai a fare una torta senza farina, Diana? La sto facendo, vedrai alla fine che buona. Ora aggiungo anche 50 g di eritritolo, oppure se volete potete usare anche lo zucchero. E infine aggiungo anche 10 g di lievito in polvere per dolci. A questo punto verso l'impasto in uno stampo da 18 cm di diametro. Io ho messo un foglio di carta da forno sul fondo e ho anche oleato e infarinato lo stampo. Ovviamente sempre con farina senza glutine. E ora cuociamo la torta nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Andiamo! Allora, la torta è pronta, l'abbiamo sfornata e fatta raffreddare, ma prima di andare a rifinirla e soprattutto assaggiarla, lasciate un mi piace al video, mi raccomando. Condividetelo come sempre, supportateci e noi saremo qui con tante sorprese a breve. E inoltre vi ricordo che sul nostro libro Zero Glutine, Zero Rinunce potete trovare tantissime ricette facili e veloci, senza glutine e senza latte. Guardate qui che meraviglia, queste crepes e Wow. tantissime altre. Panificati, qui dentro trovate un tesoro di ricette. Quindi, se volete acquistarlo, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate in tutte le librerie. Allora andiamo a vedere questa torta. Guarda qui che bella, senza farina, eppure guarda quanto è soffice. Non vedo l'ora di assaggiarla. A chi lo dici? Ma prima prendiamo un coltello e andiamo a tagliarla. Perché andiamo a farcirla all'interno. Addirittura. Eh sì. E quindi adesso per rimuovere questa metà dell'impasto, cioè della torta, infiliamo due coltelli e solleviamo in questo modo. Quindi, come vedete, dobbiamo lavorare molto Io delicatamente. non ci credo che è senza farina questa, Eh Diana. sì, è senza farina. Incredibile. E ora vado a farcirla con della marmellata di albicocche. Facciamo una specie di torta sacher, a modo Una nostro. torta sacher senza farina, fatta solo di banane praticamente. Banana e altri pochi ingredienti. Ora andiamo a riposizionare la metà della torta sopra e piano piano togliamo i coltelli. Perfetto. E sopra decoro la torta con della nocciolata, potete usare quella fatta in casa oppure se volete acquistarla potete acquistarla e io l'ho semplicemente diluita con un po' di latte di mandorle per renderla più fluida. E finisco con delle nocciole tostate tritate. Che bella torta, senza farina, ragazzi. Non vedo l'ora di assaggiarla. Tagliamo una bella fetta. Mamma mia. Wow. No, vabbè, ragazzi. Io sono pronta per l'assaggio. Vai. Wow. Buona, eh? Mamma mia. È cremosissima. Guardate che meraviglia. Wow. Da fare, Wow.